Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo all'ottavo episodio di questa mini maxi rubrica di questi giocatori del passato col mercato attuale, quindi con le mie stime di mercato un po' strampalate, ma che magari servono un po' anche a capire quello che sarebbe successo nel caso in cui questi giocatori che ho selezionato, grazie anche a YouTube Football Project, insomma, come sarebbe andata se fossero state in questo mercato che sappiamo che si è gonfiato a dismisura con il discorso Neymar. Detto questo, oggi parliamo di Pippo Inzaghi, attaccante che ha militato sia dalle file della Juventus, oltre che quelle dell'Atalanta, delle squadre, ma anche quelle del Milan, quindi due squadre veramente d'élite per quanto riguarda gli anni 90-2000. Quindi un giocatore molto forte, non sicuramente tra i più forti, nonostante comunque abbia avuto una carriera veramente esemplare, ha vinto praticamente tutto, tutto. Parliamo di Filippo Inzaghi, quindi dopo la sigla. Facciamo un riassunto di quello che è stato Inzaghi e quello che ha fatto, tenendo conto della sua carriera. E pensiamo che questa sua carriera, insomma, la portiamo avanti nel tempo fino ai giorni nostri. Cosa succede? Inzaghi nasce nel 1973. Nel 97 approda la Juventus a 24 anni per una cifra circa di 10,3 milioni di euro, quindi ovviamente ho già fatto la conversione in euro, perché nel 97 sarà la lira. 24 anni dopo essere stato capocannoniere con l'Atalanta, quindi diciamo che prende un giocatore non più giovanissimo, 24 anni, ma che comunque aveva fatto veramente molto con questo titolo di capocannoniere, quindi diciamo che era un giocatore quasi, quasi affermato. Resta la Juventus per 4 anni, fino al 2001, anno in cui il Milan arriva e lo compra per circa 70 miliardi di lire, che sono circa 36 milioni di euro con la conversione. Quindi una cifra abbastanza alta al tempo. Diciamo che in quegli anni, quell'anno tra l'altro, la Juve acquistò e cedette veramente molto, perché ricordiamo i vari Buffon, Nedved, Trezeguet, ma ricordiamo ovviamente i Vieri in quegli anni là, Inzaghi e Zidane. Quindi diciamo che è stato un anno veramente, quel 2001, di cambiamento totale. Ovviamente Inzaghi è uno di quelli che viene ceduto sacrificato per questo discorso. Al Milan sicuramente fa molto meglio di quanto ha fatto la Juve. Nella Juve, come ricordiamo, ci sono quei 2 anni tra il 99 e il 2001 in cui va malino, diciamo così. Tuttavia Inzaghi ha giocato con la Juventus una finale di Champions League, quella persa nel 98, oltre alle due prima che non c'era ovviamente, quindi aveva già fatto qualcosa anche a livello europeo. Però col Milan diciamo che c'è la sua consacrazione definitiva anche per quanto riguarda il palmarès, perché come ricordate vince Champions League nel 2003, a 30 anni spaccati, nel 2007, quindi a 34 anni già più vecchiotto, e il Mondiale 2006 in mezzo. Quindi diciamo che il top lo fa nel periodo del Milan. Ciononostante comunque la sua giovinezza l'ha fatta la Juve, diciamo che a 28 anni, nel 2001, era già un giocatore affermato, quindi poi diciamo che ha fatto molto anche dopo il Milan, ma diciamo che fisicamente poi, come tutti i giocatori, a un certo punto è andato in calando. Parliamo quindi di un giocatore che ha avuto il suo top, il massimo, tra il 96 e il 2007. Mi sono allargato molto per definire il 96 l'anno in cui inizia la stagione, in cui diventa capocannoniere, e il 2007 l'anno in cui vince l'ultima Champions League, contando che poi sicuramente è in calando perché dopo i 34 anni ha fatto le sue buone stagioni, ha giocato anche meno, poi non è nel tempo, poi si è ritirato nel 2012. Quindi chiaramente diciamo che gli ultimi 5 anni sono veramente di fine carriera. Parliamo però di questo primo step, lo step del 24enne Inzaghi che viene ceduto alla Juventus. Cosa sarebbe successo? Parliamo di un giocatore italiano. Un giocatore italiano che è diventato capocannoniere con una squadra dell'Atalanta che sicuramente non era tra le migliori squadre del tempo. Quindi diciamo che di per sé questa cosa qua è vista molto bene. Col pompaggio dei prezzi attuali, però, un Inzaghi del genere non l'avrei visto male tra i 40 e i 60 milioni. Ultimamente vediamo anche giocatori della Juve acquistati, Bernardeschi a circa 40 milioni, italiano acquistato a poco più di 20 anni, a 40 milioni pur non avendo fatto nulla di così eclatante per quanto riguarda la Fiorentina e la nazionale. In questo caso Inzaghi cosa aveva fatto? Aveva fatto un titolo di capocannoniere a 24 anni, che al tempo i capocannonieri se la giocavano molto bene, visto che il parco attaccanti della Serie A era veramente di altissimo livello negli anni 90. Quindi diciamo che 40-60 milioni, un giocatore non ancora esploso al massimo, ma direi che è una cifra più che buona. Le buone stagioni alla Juve, perché sono molto buone quelle di Inzaghi, nonostante la squadra non girasse moltissimo bene al tempo, scusate al fine, però diciamo che il Milan acquista veramente una cifra molto alta per il tempo, che sono circa 36 milioni di euro, che sono in realtà 70 miliardi di lire nella moneta giusta. Diciamo che mi sarei sbilanciato molto più in avanti col prezzo, perché 28 anni, quindi anche a livello fisico dovrebbe essere il massimo, anche se poi Inzaghi, come sappiamo, ha una carriera molto lunga per quella. Però quei 28 anni a quelle cifre ora, tenendo conto anche di un paragone che voglio fare, quello di Fernando Torres. Fernando Torres, ok, che è andato in Premier League, sappiamo che c'è un pompaggio molto più alto in Premier League dei prezzi, eliminava 25 milioni, credo che sia abbastanza esemplare, ma anche tutti gli altri che sono arrivati in questi anni in Premier. 58,5 milioni di euro il prezzo di Fernando Torres nel 2011
andando al Chelsea. Un prezzo molto alto anche al tempo, che adesso sarebbe ulteriormente acceso, ricordiamo i vari Suarez e così via. Io dico che Inzaghi non credo che sia ai livelli, non credo che a parità ovviamente di annata, non sia stato ai livelli di questi attaccanti qua. Forse sì di Fernando Torres, perché Fernando Torres ha avuto un boom veramente molto piccolo e Inzaghi molto più ampio, ma magari non è stato forte Inzaghi come magari l'attuale Suarez e così via, che sono giocatori attualmente in squadre ma ceduti solo negli ultimi 3-4 anni. Però mi sei sbilanciato a favore di Inzaghi, contando la sua carriera molto importante alla Juve, squadra comunque di spicco, che aveva fatto 3 finali nella fine anni 90, tra gli 80 e i 100 milioni. Quindi ovviamente è un pompaggio ancora più alto rispetto ai prezzi di attaccanti di qualche anno fa, perché come sappiamo se arriviamo a 222 milioni per Neymar, arriviamo ai 160 per Coutinho, arriviamo a 100 rotti per tutti i giocatori, Mbappé e così via, non vedo perché non arrivare dagli 80 ai 100, ovviamente con le sfumature del caso, a seconda anche di quello che poi ha vinto l'anno in cui magari si richiede la cessione, il trasferimento e quindi in cui domanda e offerta si incontrano. Mi sbilancio in questa cifra qua. Questo intervallo secondo me lo farei valere fino al 2003, anno che tra l'altro vince anche la Champions League, che ha comunque 30 anni. Dopo i 30 anni non mi sbilancio a alzare ulteriormente questo step, anche se chiaramente magari fa molto bene perché arriva alla finale del 2005 persa, ma arriva col 2007 vinta, però è già molto più vecchio, quindi sicuro nessuno sarebbe arrivato a spendere chissà cosa. Diciamo che l'intervallo 80-100 lo tengo fino agli anni 2003, non di più. Poi andiamo incalando, fino ad arrivare, secondo me, per quanto abbia vinto molto, nel 2007 massimo 20 milioni. Nessuno avrebbe speso più di 20 milioni per un giocatore così vecchio. Forse neanche 20 milioni, ma magari nel mercato attuale, contando i vari cinesi e così via, che spendono e spandono senza problemi, una ventina di milioni per un giocatore col suo palmarès, qualcuno avrebbe fatto la scelta. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video con la nuova puntata e ho scelto un giocatore importante per me e per voi, perché è Del Piero. Del Piero è molto interessante, sono molto curioso di vedere cosa uscirà fuori, perché Del Piero è uno dei miei idoli, quindi chiaramente sarò felice di parlarvene. Forza Juve come sempre e alla prossima, ciao! Paura, 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 paura.